Rieccoci, allora, primo sitar pars, vi chiedo scusa per un attimino di frenesia, ce l'ho anch'io. Primo sitar pars, appuntamento al mercoledì, gruppo di U7, sono le 22:10, minuto più, minuto meno. Siamo in diretta sulla pagina Facebook. Saluto l'onorevole Antonio De Poli, lo ringrazio, grazie onorevole, buon lavoro per quanto riguarda quello che sta facendo a Roma, ovviamente per questa consultazione con... Non sento l'audio, non c'è l'audio. È tolto lui. Avete Prego. tolto voi. Prego, provi. No, volevo salutare tutti prima di muovermi, ma ecco, volevo dare un saluto chiaramente anche in modo particolare al presidente dell'ASCOM regionale Bertin, Patrizio Bertin, perché ci ha ascoltato fino adesso e devo dire che purtroppo rispetto ai veri problemi che hanno i commercianti, le nostre botteghe, i nostri bar, i nostri ristoranti e le nostre aziende venete, visto che parliamo di venete e padovane, voglio dire, credo che se ci hanno ascoltato fino ad oggi, lo dico a me stesso, non voglio citare nessun altro, ci mandano purtroppo a camminare. Io credo che un governo abbia il dovere di intervenire in maniera seria, perché abbiamo dato 12 miliardi per reddito di cittadinanza. Se noi davamo 12 miliardi a Bertin, cito lui come presidente regionale, quindi alle nostre commercianti, forse molte delle aziende domani mattina non Cinque decreti chiuderebbero o non storici, avrebbero ma già vabbè. Ha chiuso. fatto bene a, pre ha fatto bene a Se precisarlo perché. decidiamo di dare e di spendere bene i 109 miliardi del recovery con interventi strutturali e non a pioggia, come sta avvenendo per molti aspetti, 209 miliardi, per molti 209, ho detto 109, mi scuso, come per molti aspetti a pioggia, come sta avvenendo in questi giorni, ma con testi mirati, allora prendiamo, come che dicevamo anche a Novati in dialetto veneto, ci apriamo i nostri commercianti e fermo fare delle proposte, non ci abbiamo i grandi luminari che per carità vanno bene, ma poi nella concretezza, i codici Ateco, i colori delle zone, eccetera, e i soldi non Perfetto. arrivano Senatore, le e le ricordo, nostre aziende chiudono. Quindi grazie, buona prego, serata a tutti. le ricordo solo che dando e precisando a Bertin Veneto, però ci stanno vedendo anche a Roma, e quindi qualcuno la sta vedendo anche a Roma perché ci arrivano messaggi anche da Roma, e quindi Ma avete i tanto, sottotitoli tanto per tradotti? rendere, tanto per precisare tutto. Però rivendichiamo la nostra paternità veneta, su questo credo Perfetto, che non sia perfetto. dubbio. Grazie a tutti, Grazie, buona grazie, serata. grazie senatore De Poli, buon lavoro. Roberto Marcato Marcato, invece lo voglio vedere qua. Sei Roberto, so che tu dovevi andare via, che lei, perché non sempre lei in televisione, può rimanere ancora un po' con noi? No, no, perché dovevo andare via già alle 10, sono Allora, già... aspetti, è vero, aveva detto che doveva andare via. Aspetti un attimo, le abbasso il microfono. La risposta corretta, io giornalisticamente la devo far dare a Lorenzoni e a Bear, lei la deve ascoltare e poi lo saluto. Sì, però Abbassiamo... brevi perché io devo Breve, veramente andare. però la deve ascoltare, Brevissimo. perché la mettiamo in video, lasciamo le due finestre così vedete tutti che rimane Roberto Marcato, Lorenzoni prego e poi beh, rapidi perché lo Rapidissimo. congediamo. Prego. Mi dispiace questi modi violenti a cui associarmi a persone violente, assolutamente secondo me è fuori luogo. Io condanno qualsiasi forma di violenza verbale, fisica, e quindi se lui ha subito delle cose solidarizzo con lui assolutamente e non in nessun modo appoggio chi usi dei toni. Rispondo però solo delle mie azioni e io credo di non avere mai attaccato nessuno verbalmente e né fisicamente tantomeno. Per cui ecco, mi pare proprio fuori luogo questo suo attacco. Sabato c'è una manifestazione per la sanità pubblica, io ho dato l'adesione alla manifestazione, l'hanno data anche a tanti gruppi, l'ha data anche il Partito Democratico, credo, l'ha data a tanti gruppi politici, però dire che io vado a braccetto con persone violente è una cosa non vera e non giusta. Per cui veramente mi dispiace doversi confrontare in questo modo, perché non è un modo civile. Beh. No, molto brevemente, spiace anche a me per i toni, però certe cose non si possono sentire. Io non posso Tanto si può. accettare lezioni di non violenza da un esponente di un partito che per l'appunto non ha mai fatto chiarezza su certe questioni. Un partito che non è in grado di votare le dimissioni di un assessore dichiaratamente fascista, un partito che ha membri fascisti al suo interno. Ricordo che durante la giornata della memoria sono state fatte iniziative dalla Lega in tutta Italia con ex membri di Forza Nuova e che utilizzi,
aneddoti tirati fuori a caso per attaccare un'amministrazione come quella padovana, che invece amministra e organizza le cose sul territorio all'insegna della tolleranza, dei valori della resistenza e della democrazia. Perfetto. Marcato, volevo fare una domanda a Roberto Marcato, è assessore di questa regione ed è un uomo che si è presentato in campagna elettorale utilizzando molto il vessillo, la bandiera del Veneto. Volevo chiedere, siccome e Salvini ha detto in tutte le televisioni oggi che non sa se si asterrà o voterà a favore del governo di Draghi, può darsi che su alcuni temi votino anche a favore, adesso valuterà, ha detto, sentirà il discorso. Io chiedo, lui come assessore, come esponente di punta della Lega in Veneto, mi piacerebbe anche chiederla a Zaia questa cosa qua, la chiediamo a lui, perché perfetto. Ritiene di poter avanzare a nome di quella identità territoriale, la bandiera veneta che lui spesso espone, al suo sempre segretario di partito di fare qualcosa, ovvero dire diamo il voto a Draghi se fa passare entro due mesi per esempio perfetto il tema dell'autonomia. Francesco, la domanda a Marcato, poi lui risponderà. No, io a Marcato volevo dire prima che se ne vada, volevo ricordarvi che Gandhi diceva meglio essere violenti se c'è violenza nel nostro cuore che mettersi il mantello della non violenza per mascherare la debolezza. Ecco, Roberto Marcato, nel ringraziarlo di aver avuto ospite, vuole rispondere a tutti amorosi, principalmente che ha detto la bandiera del Veneto, per questo che succederà col governo Draghi, se ci sarà governo Draghi. No, ma non ho nessun problema. Allora, tutto è successo nelle ultime 24 ore, come tutti voi ben sapete. Io mi auguro che avremo a breve un direttorio veneto, che è l'organo politico del partito, e sicuramente noi chiederemo, anch'io personalmente, chiederemo che il tema dell'autonomia venga messo nell'agenda di questo governo. Attenzione, perché io sono quello che ha preteso per l'alleanza con Fratelli d'Italia e Forza Italia in Veneto, ho preteso che Meloni, Berlusconi e Salvini firmassero un patto di governo per portare avanti l'autonomia che abbiamo presentato con la delegazione trattante. Quindi a me non serve essere stimolato su questi temi. So che c'è una parte di venetisti, cosiddetti venetisti, che mi odiano a morte, ma io non devo essere stimolato, perché mi è il leone grosso al cuore, non c'è nulla quindi da fare. Io sono così. Quindi lo chiederai a Salvini praticamente, che condizioni il voto dei deputati della Lega. Guarda che Salvini non è, come hai detto tu, il mio capo. Salvini è un amico innanzitutto e poi è il mio segretario, con cui abbiamo condiviso e continuiamo a condividere visioni politiche, strategie, certo, e metodi. Attendo iniziative. E sull'autonomia siamo assolutamente, assolutamente d'accordo. Grazie. Non è che vada a fargli una forzatura a Salvini, parlo la stessa lingua. Roberto Marcato, grazie, mi dispiace che debba congedarci, sarebbe stato bello che rimanesse con noi fino a termine della trasmissione, perché lei la accende molto bene, mi sembra, come... La prossima volta vengo io e Lorenzoni e basta. Va bene, vi aspetto molto bene. Stiamo là a Neonai Tiera. Ma guarda che non mi tiro mica indietro. E vi date la mano però. No, ma stiamo là a Neonai Tiera però. Vi date la mano, Francesco. Dopo il Covid. Vi date la mano. Lorenzoni, non ho nessun problema, ragazzi, attenzione. Cioè, non è che mi lo vedo a mano, Lorenzoni. Va bene, assessore, arrivederci, ci saluti la Benazzano. Per me è una persona per bene. Non stia a provocare, capace, l'ho sempre detto, anche... L'ho detto anche in campagna elettorale. All'insegna della non violenza. Ha detto, sì, si agano tutti, va bene lo stesso, ma se ho penso, va bene. Io ho cambiato idea. Ho detto solo che questo particolare elemento io l'ho trovato davvero... Va bene, non ritorniamoci più perché se deve rimanere per forza. Posso dirlo. Certo. Sono rappresentante anch'io delle istituzioni. Grazie. Grazie Roberto Marcato. Grazie Roberto Marcato. Grazie a voi. Lei però non mi dà una mano, Bea, vuole riaccendere, l'ha detto tante volte, sì. Quindi se lo ripetiamo mille volte ritorniamo e ricadiamo sempre nel tranello, nel gioco che non andrebbe bene e nascono le polemiche, come dicevamo prima, è bello la polemica, vabbè, però insomma anche nel rispetto delle regole, una volta i politici erano un po' diversi da quelli attuali, avevano una cultura politica un po' diversa, naturalmente il mondo è cambiato anche il modo di comportarsi e di confrontarsi fra leali avversari politici. Siamo andati ovviamente in centro a Padova oggi per chiedere Draghi o andiamo al voto, sentiamo cosa dice la gente. Preferisce un governo Draghi o ritornare alle elezioni?
Beh, la cosa più giusta sarebbe ritornare alle elezioni, ma tirano fuori tante scuse. Comunque spero che Draghi sia un'ottima persona, insomma. Bisogna vedere se riuscirà a fare un governo. Draghi non credo ce la faccia, avrà comunque le ali tarpate, anche se a me Draghi piace. E forse tornerei alle elezioni, però il problema non è elezioni, sono gli uomini. Non saprei proprio, però è meglio tornare alle elezioni, secondo me. Perché? Cosa non le soddisfa? Beh, Conte non è che ne... che non mi piaceva Conte, però quello che ha intorno non va. Quasi, sinceramente, né quello Draghi né quello precedente mi andrebbero bene, però tornare alle elezioni adesso proprio è una cosa un po' sbagliata, insomma. Le elezioni. Perché? Perché speriamo che cambia qualcosa, le aziende, perché le aziende che bisogna che cambia qualcosa. Un sollievo è stato sentire che Mattarella ha convocato Draghi, un sollievo, perché finalmente è una persona competente. Naturalmente preferisco un governo con Draghi, anche perché se abbiamo ascoltato il messaggio di Mattarella ieri sera, non vedo quale italiano in questo momento possa pensare di arrivare alle elezioni. No, nessuno dei due, preferirei il ritorno a un governo Conte, veramente. Mi sembra una barzelletta questo balletto. Poi chi ne ha colpa fa quello che fa l'innocente, io non c'ero, se c'ero dormivo. La via maestra sarebbero le elezioni. In questo caso devo ringraziare Renzi che ci ha levato dalle scatole questo governo di incompetenti. Negli ultimi tempi non si è comportato molto bene, però in questo caso ha fatto una cosa buona e giusta. Rieccoci, un saluto il segretario della CGIL di Mestre, dottor Renato Mason. Buonasera, dottor Mason. Buonasera a tutti. Grazie di essere con noi. Allora, il ragionamento qui adesso nel costruire e nel riproporre un governo che dovrà fare e cercare, scusatemi, uso il condizionale, cercare di fare Draghi, farà delle consultazioni. Facciamo un gioco tra di noi, Conte Maurizio, non Conte l'ex Presidente del Consiglio. Cosa succederà? Cioè lui dirà a un certo punto fa le consultazioni e sto facendo delle supposizioni, facciamo come un gioco tra di noi. Beh, va bene, senta, ci rimettiamo insieme. La maggioranza, per avere la maggioranza del Parlamento, deve avere i numeri. E i numeri dicono, i più importanti ovviamente sono i 5 Stelle. Apro e chiudo parentesi, avevamo invitato un rappresentante. Oggi i 5 Stelle hanno rifiutato a trasmissioni televisive interviste, perlomeno fino ad oggi al primo pomeriggio, quindi hanno rifiutato di venire in questa trasmissione, ma anche a livello nazionale, da quanto mi risulta. Poi può essere più preciso Dennis. Farò un governo con Movimento 5 Stelle, con il PD e con Renzi, che praticamente sarebbe lo stesso che è andato in malora, oppure cercherà meno 5 Stelle, qualcuno andrà via dal gruppo dei 5 Stelle, allora chiederete aiuto al Forza Italia e a Berlusconi. Praticamente mi racconti cosa succederà da domani nelle consultazioni per far sì, come dicono il Partito Democratico, come dice Italia Viva e come diranno le 5 Stelle, no, le 5 Stelle no, anzi, che si formerà questo governo, perché ha ragione Morosì, ho molti dubbi. Beh, secondo me lei è disposto ad andare insieme al PD come facciamo? Partiamo dall'ultima settimana, da quando... Mi risponda a lei, va bene andare col PD, lei essere d'accordo, no, per andare al governo? Io sono contrario a creare un governo politico, se Draghi è tecnico deve essere un governo tecnico. Ma deve avere la maggioranza però. Vabbè, ma in questo caso è il Parlamento che deve garantire quella che è la governabilità del Paese. Bene, Maurizio Conte, la governabilità... Quindi deve un conto è la responsabilità per garantire la governabilità, un conto è formare un governo che veda ad esempio i segretari di partito al suo interno, cioè in questo caso verrebbe meno quel ruolo di garanzia che in teoria dovrebbe dare. Era una proposta di Lorenzoni. Vabbè. Io piuttosto metterei al governo tutti i presidenti delle regioni che sicuramente hanno dimostrato magari in maniera diversa quella che è la capacità di a rapportarsi con la pandemia, con quelle che sono le emergenze. Ma al di là di questo, io parto da una settimana fa, da quando Mattarella ha dato l'incarico a Fico. Questa è stata sicuramente la fase che ha permesso a Mattarella di iniziare subito a trattare e a dialogare con Draghi, perché non è stato l'altro giorno. Siamo tutti d'accordo. Ecco, quindi Fico
è stata la foglia di fico per nascondere quel percorso che sapeva già che non d'accordo, si poteva Maurizio fare. Conti, andiamo avanti, d'accordo. Bene. Cosa succederà? Guardiamo domani. Allora, come sicuramente il programma è fondamentale. Mi preoccupa che un segretario come Salvini abbia dato come priorità quello dei quota 100 e di non tornare con la Fornero. Non ha dato la priorità dell'autonomia, non ha dato la necessità di togliere subito il reddito di cittadinanza, perché è su questo che farà la differenza Draghi. Se effettivamente Draghi darà un segnale che quei soldi che si devono investire, che sono debito, ma che devono rendere a livello economico, devono essere investiti sulle infrastrutture, bene, su opere e tolte a quello che era il reddito bene, di cittadinanza. Maurizio, se Draghi farà questa, ovviamente, chiaramente dirà queste cose, chiederà queste cose ai segretari e alle consultazioni che inizieranno da domani. Chiaramente, la mia domanda è diversa. Poi bisogna governare. Per avere la maggioranza, se il Movimento 5 Stelle rispetta le parole che ha detto fino a due secondi fa, ripeto, in politica vengono cambiate, che ha detto noi vogliamo un governo politico e non tecnico, quindi non parteciperà al voto di consenso al prossimo governo che vorrà fare. Chi andrà al governo? PD, Italia Viva, Forza Italia, la Lega, chi andrà al governo? Oppure dipenderà al voto dalle scelte che farà Draghi, se sono puramente di programma e per quello che è da portare. Lei vede unito ma se, tutti. Ma se porterà al suo interno Conte o i segretari dei partiti per garantirsi appunto il supporto in Parlamento, ma allora viene meno sicuramente da parte del centrodestra. Mi scusi se l'opportunità se di completamente insisto Conte. Conte Maurizio, cosa deve dire? Cosa deve fare? Allora deve dire per accontentare la maggioranza dei parlamentari, cosa dovrà fare se farà questo governo? Ma li ha già accontentati tutti la maggioranza dei parlamentari, perché non andando a elezioni ha garantito che chi non ha mai lavorato e chi deve arrivare a 4 anni e mezzo per prendersi la pensione si rimanga là, quindi è già una garanzia questo. E quindi è la maggioranza secondo lei questa? Secondo me è la maggioranza del Parlamento. Schiacciato. E quindi va oltre i partiti questa situazione. E quindi è un problema di Carega. Eh sì. Prego, chi vuole intervenire? No, è sicuramente io un problema. Sì, no, prego. Non per noi. Sì, no, non è esattamente forse, non è esattamente così. Meno di tutti. Non è che all'interno del PD sono tutti santi. Ma e sì, tu devi far conto che il 30% va a casa per la riduzione. Esatto. E il resto, fino al 70% andranno a casa perché o non sono più eletti. Anche dentro certo. Forza Italia le percentuali sono più basse, la stessa Lega che pensava di avere il 38 ne aveva il 23 e quindi avrà una diminuzione, tutti ci rimetteranno, 70% di chi è in Parlamento non ci tornerà, questa è la maggioranza, il 70%. Ho capito, basta sapere chi, io le ho chiesto, mi dica chi, se Salvini andrà d'accordo con il PD e se il PD andrà d'accordo con Salvini, perché questo bisogna succeda se i 5 Stelle si asterrà. Bisogna che succeda che non Forza Italia, oltre a Forza Italia, anche Salvini si metta d'accordo col PD per formare il nuovo governo, escludendo ovviamente il 5 Stelle. Allora arriva la maggioranza, se no non arriva. Io vi chiedo, e a tutti, sì. Sarà così o andremo al voto? Perché non riesco a capire, spiegatemelo voi. No, allora, io chiedo a tutti di essere brevi. Sì. L'impressione che ho io è che Draghi otterrà la maggioranza in Parlamento. Con chi? Che poi la maggioranza venga con un voto convinto o con l'astensione di una parte. Mi dica con chi, Scopelliti, mi dica guardi, con sicuramente chi? Il Partito Democratico okay. Voterà a favore, Italia Viva voterà a favore, Forza Italia voterà non a favore. Non ha la maggioranza. E buona parte dei 5 Stelle voteranno a favore. Allora avrà la maggioranza. Qualcuno si asterrà e dirà io mi tengo libero. Quindi lei ritorna, il PD rivorrà di nuovo Renzi che è stato tradito. No, la maggioranza, c'è una maggioranza diversa dalla maggioranza del precedente governo. Perché è una maggioranza direi quasi istituzionale perché c'è dentro anche Forza Italia, sì, diciamo secondo che... me. Ma voi fate conto che Forza Italia decida di, a prescindere, di no, dare no, supporto ma io al governo. Non ho detto questo. Allora, non ho detto questo. Che se scusa, Draghi Maurizio, vorrà fare un governo politico, no, ma, il dubbio ma è questo. Il non governo... ci sarà sicuramente il supporto da parte del centrodestra. No, stiamo giocando con le parole. Ho dato più spazio a tutti i Borosi, sì, perché me l'hanno mandato ho tempo. È quello che ha parlato più di tutti i Borosi. Stiamo giocando sulle parole. Che significa? Che significa governo tecnico? Che sentiva che con lei parleremo. No,
no, vorrei aggiungere, la cosa più importante è la sua. In 30 secondi vorrei aggiungere che Salvini ha posto un falso problema quando ha tirato fuori la questione di quota 100, perché Salvini ha fatto una legge sulle pensioni, su quota 100, che dura 3 anni. Allora, se era così convinto che ci dovesse essere sempre quota 100, la poteva fare che durasse per sempre, invece durerà solo 3 anni. Mi aiuti, andiamo avanti, mi aiuti, perché se torniamo indietro ce ne sarebbero cose da dire. Sì. Mi aiuti, siccome siete convinti che Draghi riuscirà a formare un governo, vi sto chiedendo con che parti politiche. Mi ha risposto Conte, mi ha risposto anche lei, con chi? Faccio una premessa rapidissima per rispondere a quello che è stato detto prima. Si è parlato di Draghi come un tecnico. Possiamo perderci tanto sulle definizioni, si può anche chiamare tecnico o figura di alto profilo. Il punto è che non va derubricato, perché sì, sarà una figura manageriale, l'ex governatore della Banca Centrale Europea, però ha fatto il governatore della Banca Centrale Europea promuovendo dalla sua posizione delle politiche che hanno spaccato il percorso di austerità che fino ad allora avevamo visto. Bravo. Questo rende Mario Draghi, d'accordo, per quanto un tecnico, una persona che è in grado di dare un certo tipo di percorso politico su cui molte forze politiche possono condividere. Con chi formerà il governo? Io non posso, per quanto abbia citato la scienza politica, non sono un politologo, non faccio previsioni, posso dire quello che secondo me è giusto. Secondo me è giusto che Draghi, come Presidente del Consiglio, io sia un'opportunità per la maggioranza che ha governato fino adesso, quindi il fronte antisovranista che ha fatto gli interessi dei lavoratori, delle classi meno abbienti e delle persone più colpite dalla crisi e ha tutelato la sanità pubblica, si ricompatti e consenta sostanzialmente a Mario Draghi di iniziare una politica che vada a seguire tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Mettiamo che abbia, ha ragione, non sto nessuno, ha ragione lei, però io le chiedo alla fine con chi farà la maggioranza. Mi risponda a questa, che è la più importante, perché tutte le parole che lei dice, che sicuramente saranno ideali per un futuro governo, ma se la maggioranza in Parlamento non ci sarà, Partito Democratico, allora, io posso solo rispondere che il Partito Democratico c'è ed è pronto a continuare il percorso che abbiamo iniziato con il governo giallo-rosso, e poi radicale alternativa alle politiche di austerity e al sovranismo. Lei, se i 5 Stelle rispettano le parole che hanno detto fino a 2 minuti fa e il Draghi riesce a avere un programma che coinvolga anche Salvini, di cui lei non ne ha parlato molto bene finora, d'accordo nel governare l'Italia Partito Democratico, Salvini, Forza Italia? No, assolutamente no. Infatti io posso solo invitare, e lo faccio, lo facciamo tutti noi del Partito Democratico, noi invitiamo la maggioranza che si è costituita con il governo giallorosso a incidere sul governo, governo Draghi per continuare il percorso politico che abbiamo iniziato prima. Tutto come prima. Lorenzo. Ma condivido quanto dice Pietro Bea. Sì, però tutto come prima. Allora no. Lorenzo, mi domando perché, mi scusate, la domanda mi viene anche ma glielo dico io. No, ma perché bisogna aver fatto tutto sto casino? Per uccidere Conte. No, per uccidere Conte era un fatto personale. Sì. Cioè, se io poi... Renzi, diciamo che ha degli aspetti personali importanti. No, io faccio saltare questo governo che ha lavorato male, le sedie a rotelle, tutto quello che ha fatto, non va bene niente. Siamo d'accordo. Il governo salta per merito o demerito di Renzi, poi mi ritrovo da italiano che il governo lo rifà, il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Renzi. Mi domando, ma perché tutto sto casino? No, guardi, secondo me il Draghi riuscirà ad allargare la maggioranza. Sicuramente c'è il Centro Democratico di Tabacci che è disponibile a collaborare. Sì. Ma secondo me anche una parte di Forza Italia. All'1%, credo, quanto ha il Tabacci? A 2%. No, sono una decina di... Sicuramente dal gruppo misto riceverà supporto. Ma non è avere forza questa. La forza è quando hai una maggioranza importante. Oh, ma nessuno ha la bacchetta magica. Io dico che sono convinto che Draghi riuscirà a rafforzare la maggioranza che aveva il governo Conte e a trovare degli equilibri
come li chiamavano, equilibri variabili, a seconda dei provvedimenti. È chiamato a fare dei provvedimenti impegnativi, difficili, eh? E non è... E questo li riuscirà a fare, secondo me, trovando alleanze, quindi forse non avrà la maggioranza assoluta, ma riuscirà ad avere la maggioranza per fare delle azioni che sono quelle che servono in questo momento. Mi preoccupavo perché mi chiedevo da italiano se il governo, lo stesso che è saltato prima per un nome, per una ripicca personale contro Conte, dico tanto valevano fare tutto sto casino e mandarlo via ugualmente. Tutto qui era solo una precisazione mia, anzi una curiosità mia, mi scusi. Questo bisogna chiederlo a Matteo Renzi. Sì, lo chiederò, chiedo. Ovviamente a tutti, però se il governo è lo stesso mi domando, mamma mia. No, ma scusa, ma Conte non era disponibile a fare un passo indietro, l'abbiamo visto, cioè è stato tirato per la cravatta, altrimenti non sarebbe andato al Quirinale. Ma il passo indietro lo farà chi ha il 2%, non chi ha il 40%. Ma scusa, intanto non è questione, il 2% è importante, è una cifra simbolica. Italia Viva ha il 6,7% dei parlamentari italiani, sì. Il 6,7% tramite PD. Votati tramite il PD. Ma eravamo noi il PD, esatto. E Renzi era il PD. Esatto. Il vero PD a Italia Viva, vuole dire. No. E poi ha formato un proprio partito. Ma esatto. Voglio dire, io ma lui, ero se nel fosse PD, andato all'inizio, faccio una domanda banale o da bar, se fosse all'inizio, quando sono state le votazioni, si fosse presentato come Italia Viva e non con il PD, sì, sarebbe in Parlamento con 48 parlamentari? Domanda? Magari 50. Magari c'è un sono un inguaribile ottimista. Io le voglio che bene, ma lei mi provoca. Va bene, insomma. Ho capito, però. Ma noi ci sono alle elezioni, intanto non andremo da soli. Noi puntiamo a fare un gruppo di liberal democratico accanto al Partito Democratico che valga almeno il 10% alle prossime elezioni. Perfetto. Che doveva essere quello di Conte, quindi l'avete fatto fuori per recuperare. L'abbiamo fatto fuori apposta. Sì. Noi odiamo Conte, tutti quelli che si chiamano Conte. No, ma lo so cosa succede, che quando uno è convinto nel partito per cui vive, è convinto che anche il segretario di quel partito faccia tutte le cose giuste. No, e non è questo, no, no, questa è la politica italiana, mi creda Scopelliti, io non sono nella politica, però sono abbastanza vecchietto per capirlo, sì. E guardano gli interessi ognuno di se stesso, perché sì, questo è, invece non guardano gli interessi degli italiani, del lavoro, di chi guardi, ne ha bisogno. Le faccio un esempio. Vedo di quelle cose, vediamo quelle cose in un paese incredibile. Senta, le faccio un esempio. Per esempio, il mio leader, Matteo Renzi, dice che il cashback è una cazzata. È una cosa da eliminare. Io invece sono molto favorevole al cashback, per esempio. No? È un partito democratico? Noi siamo così, possiamo discutere nel nostro partito. Lei deve far carriera politica. No. Noi ad Atene siamo così. Allora, deve far carriera politica. Breve anche a lei, chiedo. Sì, io vorrei rispondere alla sua domanda, anche se la gente vorrebbe sentire quali sono le risposte ai loro problemi, credo. Purtroppo. Adesso andiamo però ci impegniamo, io voglio essere corretto a rispondere alla sua domanda. Allora, considerazioni elementari che tutti possiamo anche forse condividere. Primo, è certo che i 5 Stelle, per ragioni ovvie, non voteranno Draghi. Questo l'hanno già detto. Hanno già detto una parola dura. L'hanno già detto. Non è assolutamente. Hanno già detto, loro vorrebbero. Qualcuno è già uscito, però. Qualche collega giornalista è il primo, che era già filo democristiano. È il partito di maggioranza relativo uscito al 2018, sì. Quindi in Parlamento hanno ancora un certo numero di. Certo. 100 deputati non sono pochi. Quindi il loro leader ha detto oggi che loro sostengono ancora Conte. Questa è la loro dichiarazione ufficiale ed è verosimile che non favoriscano il governo Draghi. Primo, il centrodestra vuole rimanere compatto perché spera di andare alle elezioni, se non subito, almeno prima che inizi il semestre. Ma danno per certo che però Forza Italia quindi, ha l'occhiolino nei confronti di... Non so se il centrodestra che attualmente ha i sondaggi a favore abbia l'interesse ad andare a governare facendosi stritolare in un meccanismo di cui non hai controllo assoluto, perché o sei al governo con la maggioranza tua o sei in balia dei tecnici e dei condizionamenti che tramite Draghi arrivano dall'Unione Europea, quindi a mio parere non hanno vantaggio, gli conviene tenere quindi fanno nascere il governo Draghi sicuramente, col voto del PD, col voto di Italia Viva perché ha bisogno di protagonismo,
probabilmente anche col voto di un centrodestra che si metterà d'accordo su due o tre temi per arrivare fino a giugno, e poi a giugno dire andiamo alle elezioni. Allora, un governo di grandi intese. Istituzionale. Istituzionale. A breve, a termine. Berti, adesso vengo da lei perché la parte importante, l'ho tenuto, le chiedo scusa anche. Perché scusa Giorgio, posso intervenire? Così ecco, chiudiamo la parentesi, cioè, politica, mi scuserà il Presidente Bertin. Fanno apposta, vero, fanno apposta, fate apposta Dennis, nel momento in cui allora, proprio da Bertin, prego. Eravamo è solamente per chiudere la parentesi politica, insomma, prima di aprire. Vuoi leggere i messaggi? Sì, anche, però prima andiamo con la cronaca, per così dire, nel senso che, visto che si parlava di Movimento 5 Stelle, sì, quello bravo, che eventualmente il Movimento 5 Stelle farà, c'è da, insomma, prendere conto di una nota che è giunta anche alla nostra redazione alcuni minuti fa, a firma del capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, che, insomma, scrive: dalla riunione tra Movimento, PD e Liberi Uguali emerge la volontà di non disperdere il patrimonio comune costruito con grande impegno nel l'ultimo anno e mezzo. Ma se Crini ieri aveva detto, ma se Crini proprio, scusami Dennis, Crini proprio ieri aveva detto, esatto, mai con governo tecnico, solo politico. Aspetta però Giorgio, fammi finire però, perché Crini scrive: un patrimonio fatto di temi, interventi già realizzati, insomma, nel reciproco rispetto per le rispettive posizioni riguardo alla scelta di appoggiare un eventuale governo tecnico a guida Mario Draghi, abbiamo confermato la volontà di mantenere saldo quel leale rapporto che nel tempo è cresciuto e migliorato. Insomma, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi Uguali avanti insieme, al di là da quello che ognuno pensa sull'ipotesi di sostenere o no un governo tecnico. Mi cadono, mi quadri un po', prima della pubblicità, mi cadono, ma non sapete perché non si formi, beh, non ci manca, solo che ieri ha fatto una dichiarazione, Lorenzoni, ma tutto bene, però mi creda, chiedo scusa, se lei crede a tutto, Renzi era già fuori dalla politica, però pensare male, dicono, non fa male, dico, ieri fa delle dichiarazioni chiare sotto l'intervista a tutte le a reti unificate quasi europee e dice: noi assolutamente un governo tecnico, politico mai. Ma questo sarà un governo tecnico politico, no, e quindi dire, si salva capra e cavoli, va bene non so, però dico, almeno uno abbia il buon senso di essere un attimino moderato nelle interviste e di prendersi, non dire mai, ma di cercare, invece ieri ha detto proprio mai. Oggi nel vederlo mi cadono le braccia, ma non perché il governo si riformerà, che io ne so quello che succede, l'importante è che vada bene in Italia. Perché la gente parla e poi due secondi dopo cambia, senza dignità, senza rispetto nei confronti della gente. Cioè io, adesso poi dalla pubblicità vado con Patrizio, che è un'attività propria, se nel lavoro sbaglia qualcosa, arrivano i controlli, se arrivano tutti ti guardano, la politica ne fa, ne dice, cambia versione, non... Vabbè, ora non santifichiamo. No, non voglio santificare, però cambiano le situazioni, cambiano le risposte. Scopelliti, non va bene questo, non va bene. Vuol dire anche prendere, indipendentemente dalle parti politiche che sono quasi tutte uguali, prendono in giro che il popolo Giorgio italiano. L'importante è che abbiano preso la decisione giusta. Va bene, no, ma io non discuto, ma basta. Sì, certo, rispetto a quello che auspicavo io. Va bene, andiamo in pubblicità perché qui davvero poi vado con Bertia tra poco.